A pochi metri dalla vecchia chiesa, costruita da missionari portoghesi nel XVI secolo nel popolare quartiere di Saigon, ci sono oltre 1500 tra sacerdoti, missionari, religiosi, seminaristi e consacrati. Il passato e il futuro della comunità cattolica nel Bangladesh. La voce di padre Cagnasso, padre del PIME, l'istituto missionario che ha letteralmente formato intere generazioni di cattolici, ma anche quella di Don Rosario, 50 anni da sacerdote, tra alti e bassi, solitudini e vuoti, ma sempre accanto al Signore. Sono le loro storie che fanno lasciare il discorso preparato al pontefice. Le si è preparato un discorso di 8 pagine. I prepared an address of 8 pages for you. Pero nosotros venimos aquí a escuchar al Papa, no aburrirnos. Por eso, para no aburrirnos, le voy a dar I'm going to give you this, este discurso. This address al señor cardenal, to the cardinal. Él lo va a hacer traducir al bengalí. He'll provide translations in Bengalese. Y yo les voy a decir lo que se me ocurre ahora. So no. Será mejor o peor, pero les aseguro que va a ser menos aburrido. Così il Papa, ispirato da Isaia, parla del germoglio che cresce nella casa del Signore, simbolo della vocazione che, come una piccola pianta, va innaffiata perché cresca e arrivi alla pienezza. Cuidar la vocación que hemos recibido. Como se cuida un niño. Como se cuida un enfermo. Como se cuida un anciano. La vocación se cuida con ternura humana. Si en nuestras comunidades, si en nuestros presbiterios falta esa dimensión de ternura humana, el brote queda chiquito, then the plant is very small, no crece, doesn't grow. Quizás se seque. Ma bisogna stare attenti a non soffocare il seme con la zizzania, avverte Francesco, con il discernimento, la preghiera, preservando la comunità dalle divisioni e dal peggior nemico, lo spirito delle chiacchiere. E infine la raccomandazione, tollerare i superiori strani e vivere la gioia della propria vocazione bandendo le facce tristi, prima di un saluto alle croci che nel vicino cimitero ricordano le tante vite spese per Cristo.